Costeggi edizione serale, ti vuoi un benvenuto nella nostra redazione, bene, nei nostri studi, bene, in apertura ci occupiamo del panico baby gang seminato in pieno centro a Venete. È stato diffuso il video in cui si vedono le aggressioni a tre coppie proprio in centro città ed è molto dura la posizione dell'amministrazione comunale. Si sentono grida, parolacce, pianti disperati nel video che sta facendo il giro del web e che vede i membri della baby gang protagonisti dell'ultimo episodio avvenuto a due passi dal ponte di Rialto quando sono state aggredite tre coppie di fidanzati. Ora il poliziotto! Là, anche io. Però con lì con la bottiglia in mano. Non è capace di... Sì. Il cerchio su questi violenti giovanissimi si sta chiudendo. I fatti stanno degenerando. Su questo però vogliamo dire alla gente, come già ribadito in altre occasioni, mentre in informazione, che ci stiamo lavorando e assieme a noi, alla Polizia Locale, ci sono le altre forze di polizia, c'è l'autorità preposta, compresa la Procura, Prefettura, e in questo senso contiamo di poter chiudere il cerchio decisamente a breve, anche delle prossime ore forse. Si sono compiuti degli atti che rientrano non più in quelle che possono essere sciocchezze che riguardano le solite scorribande, ma dei reati che hanno un profilo penalistico e che quindi prevedono delle misure molto più importanti, molto più incisive, e è quello che ci auguriamo, dato l'evolversi delle situazioni e anche dato il fatto che insomma questi ragazzi non possono e non devono pensare di rimanere impuniti per quello che fanno. Nel video si vedono poi passare alcune persone, ma all'apparenza nessuno sembra fare nulla. Mi auguro che queste persone che hanno assistito a questi eventi decisamente fastidiosi, raccapriccianti, insomma, chi più ne ha più ne metta, abbia avuto quantomeno il buon senso di interpellare immediatamente le forze dell'ordine. E anche Monsignor Moraglia è intervenuto su queste vicende che hanno davvero diffuso scompiglio e paura a Venezia e Mestre. La vita non è come stare di fronte a un videogame. Dopo aver distrutto tutto, non si inizia di nuovo a giocare. Sono queste le parole del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, intervenuto, come il prefetto e il sindaco della città lagunare, sul fenomeno delle baby gang che nei giorni scorsi hanno terrorizzato Venezia e Mestre. Un fenomeno che interpella la nostra società, che non può mettere in questione solo questi ragazzi che obiettivamente hanno sbagliato. La tematica deve essere portata a livello educativo. Il patriarca chiede una riflessione a 360 gradi. Capire soprattutto quali soggetti della filiera educativa sono venuti meno. Io penso che un dialogo fermo con i genitori sia importante. Mi pare anche che alcuni di questi ragazzi siano molto vicini alla maggiore età, quindi la cosa preoccupa particolarmente. Il fenomeno, secondo Moraglia, non deve essere affatto sottovalutato. E non possiamo qualificare questi comportamenti semplicemente come degli errori di bambini o ragazzate. Quindi credo che la nostra società debba interpellarsi sul concetto di libertà. Ancora il patriarca. Credo anche che dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, ma dobbiamo soprattutto, innanzitutto, prima di tutto, responsabilizzarli. E a Treviso, in quartiere Sant'Antonino, residenti in protesta al grido no a opere devastanti. Chi non sa muore il terraglio est! Chi non salta muore il terraglio est! Potremmo definirli i ragazzi della via Gluck del nuovo millennio, perché se Celentano cantava la Milano cementata degli anni 60, qui a Treviso il coro di protesta di via Fuin è per l'asfalto del Terraglio Est. Dove c'era l'erba ora c'è una città, scandiva il molleggiato, mentre qui lo stesso concetto lo esprimono amaramente i cittadini del quartiere di Sant'Antonino, tutti uniti sotto lo stesso simbolo, un cappellino verde. Berrettini verdi per un quartiere sud più vivibile, berrettini verdi contro alcune opere che riteniamo devastanti, ma soprattutto a favore di una mobilità lenta
e di un uso diverso delle opere che ci sono già, come la A27 o delle aree a parcheggio che già esistono. Non un simbolo di partito quindi, ma solo di movimento per proposte diverse rispetto al nastro d'asfalto tra Casiere e la tangenziale cittadina. Proviamo a sperimentare magari per un periodo un uso diverso dalle 27, come si parla da anni, e vediamo se questo uso diverso può venire incontro anche a queste esigenze che vengono proposte come indispensabili. Se arriviamo alla conclusione che la 27 non risolve questo tipo di problemi, possiamo ragionare di nuovo anche sul terraglio est. Il parcheggio della MOM sappiamo che a breve, non so di preciso quando, sarà liberato dagli autobus. Sembra l'uovo di Colombo di utilizzare quella zona come parcheggio a servizio dell'ospedale senza realizzare 1000 nuovi posti auto nella zona dell'eliporto, dove tranquillamente si può pensare a recuperare un'area verde. Perché soprattutto i giovani che sono messi in marcia per vedere concretamente che fetta di territorio verde verrebbe occupata dalla strada, chiedono all'amministrazione di rivedere i progetti. Siamo contro la realizzazione di quest'opera, che consideriamo inutile e assolutamente impattante per quanto riguarda la bellezza e la tranquillità di questo quartiere. Chiediamo che ci sia più chiarezza e puntare piuttosto che su una cementificazione del nostro territorio ad una riqualificazione degli spazi che ci sono già, fare più attenzione anche ai ragazzi giovani come noi che vanno la possibilità di spostarsi con mezzi diversi, con dalle macchine, di riuscire ad essere veramente parte attiva o comunque considerati. E mentre da giunta e maggioranza non si è fatto vedere nessuno, la minoranza ha preso un impegno concreto con questi cittadini. Noi combatteremo in consiglio comunale per impedire che venga realizzato il terraglio est, insisteremo perché venga rimessa ad esempio la pista ciclabile che la precedente giunta aveva previsto e che loro hanno tolto, e poi chiederemo che vengano fatte delle osservazioni al ministero proprio sui voli degli aerei, visto che non ne hanno presentato nemmeno una, e questo mi sembra una cosa abbastanza grave. Infine non è mancata la punzecchiatura, l'assessore che da sempre vive nel quartiere. A Sandro Zampese vorrei dire di ricordarsi di essere un residente. È vero che siamo, quando si è amministratori, amministratori di tutti, ma non si può venire soltanto quando è il momento di prendere i voti. E da una manifestazione di Treviso a una che si è svolta a Padova, e a scendere in piazza in pieno centro città sono stati gli ex occupanti della Casa dello Studente. Con lo striscione "Ogni scuola è antifascista", gli ex occupanti della Marzolo protestano contro lo sgombro dell'ex Casa dello Studente e difendono la professoressa militante Maria Gianci, già denunciata dalla polizia per aver inveito e sputato contro gli agenti. Il corteo si è svolto, sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine, nell'affollato pomeriggio padovano, nelle vie centrali, tra Piazza dei Signori e Palazzo Moroni. Tutto si è svolto in ordine, anche se alcuni esercenti hanno voluto sottolineare l'inopportunità dell'ennesimo corteo di sabato pomeriggio. E andiamo nel veneziano, perché dure le proteste dopo che si è verificato quell'atto vandalico contro il cippo che ricorda l'agente di polizia Antonio Lippiello. Un gesto codardo ad opera di vigliacchi che non hanno il coraggio di affrontarci a questo punto, perché solo dei vigliacchi se la prendano con un monumento eretto in memoria di un collega che ha dato la propria vita per il servizio, per servire la patria. La rabbia è tanta all'indomani del gesto riprovevole opera di ignoti al momento che hanno volutamente distrutto a colpi di mazza il cippo che si trova ai piedi dello svincolo Castellana lungo la tangenziale di Mestre, in onore del sovrintendente di polizia Antonio Lippiello, morto nel 2000 dopo essere stato speronato da due trafficanti poi condannati durante un inseguimento notturno. Un gesto deliberato, uno sfregio alla memoria di un agente in servizio. Non avevano nemmeno la forza di alzare la mazza, ecco, e l'hanno trascinata lungo la terra. Dovrebbero pagare di tasca loro, ecco, questo monumento affinché venga ripristinato come era stato fatto al tempo, ovviamente. E dopo una condanna esemplare, perché ripeto, lo consideriamo, quello che è stato fatto lo consideriamo come aversela presa con una persona indifesa. Ecco, e Totò Lippiello in questo è stato ferito, sono stati feriti i familiari e sono stati feriti tutti i poliziotti della provincia di Venezia. Pauroso incendio divampato all'alba di oggi a Vittorio Veneto, ne parliamo subito dopo la pausa.